Nella speranza di aver chiuso a Teramo un capitolo negativo, con una vittoria strappata al decimo di secondo e un pallido sorriso sulle labbra, la Ligea ospita tra le mura di casa la Solsonica Rieti, matricola neopromossa già vista in azione sul parquet di casa in splendida forma pre-season. Gli Amaranto Celesti giungono con qualche problematica in più alla nona giornata. Il playmaker titolare Finlay out e Bonora stringe i denti su una gamba sola. Entrambe le formazioni mostrano qualche incertezza, grinta sì, ma poca precisione al tiro. Tengono il punteggio equilibrato per larghi tratti di partita. I punti sono nelle mani di Romero, 16, e Hard, 22 punti. Ma i veri eroi del primo tempo sono gli outsider. Mian al palamangano fa bottino pieno dall'arco dei 6-25. Contende il primato a Joel Salvi, nell'insolita veste di esterno, che realizza 3 triple su 3, andando ben oltre le aspettative. Nonostante la sconfitta del suo team e l'incontrastato MVP tra i gialloblu. Al rientro dalla pausa lunga, gli ospiti si mostrano più reattivi della prima fase. Riescono ad intercettare più palloni, Sow si fa vedere sotto canestro, il parquet del Palamangano non si smentisce. Riesce a riabilitare un Carter reduce dalle ultime prestazioni in colori, che dall'arco dei 3 punti punisce oltremodo il canestro avversario, oltre ad Hard tra i reatini è l'unico a far registrare più di 20 punti. L'ultimo ruggito della Ligea è una tripla di Lovers sul finire della terza frazione, poi un tecnico alla panchina scafatese che Gigena realizza ed una tripla di Carter dà il là agli ospiti per dilagare. Nell'ultimo quarto c'è solo Rieti, i gialloblu smettono di correre e gli Amaranto Celesti riescono a raggiungere e superare quota 100. Sguardi cupi sugli spalti ed in campo tra gli scafatesi. Incassano un'altra disastrosa sconfitta. Una Libegovic perplessa in sala stampa liquida la pratica con un mea culpa personale e dei suoi ragazzi. Lino Lardo sorride, anche un po' sorpreso. Una trasferta difficile sulla carta, viste le premesse, si è rivelata una piacevole vittoria su cui costruire il futuro della sua Solsonica. Beh, è inutile ricordare noi come abbiamo affrontato questa partita e le condizioni fisiche. Dico subito che bisognerebbe fare un monumento a Bonora per la disponibilità, il coraggio, la voglia di essere utile a questa squadra. Lui 15 giorni che non si allena, ha giocato la partita a condizioni precarie con Udine, vista l'indisponibilità di Finlay che non poteva giocare, anche lui per problemi al piede. Bonora, beh, l'avete visto, insomma, su una gamba sola. Bravissimo Prato a interpretare il ruolo di regista che non è suo, bravo veramente, ma credo che sia veramente una vittoria di squadra. Volevamo impostare, intanto avevamo voglia di riscattarci dopo la partita in casa persa con Udine e chiaramente non ci presentavamo al meglio, però abbiamo studiato bene questa partita e la chiave volevamo non dare ritmo a Scafati in casa sua. Semplice motivo perché stasera ha vinto squadra che è riuscita a essere molto più torica di noi. Per prima volta questa stagione ci siamo beccati più di 100 punti, abbiamo avuto una striscia di 7 partite, 70, intorno a 70. Vorrei solo chiedere scusa a tutti quanti che hanno visto questa partita, perché non è partita grande. Da mia Scafati che da mia Scafati. Il modo in quale gioco io, il modo in quale ho giocato io da giocatore, in quale alleno da allenatore, non mi piace affatto giocare così. Colpa è mia, squadra di chiunque si è presentato oggi in gialloblu sulla nostra panchina, tutti siamo colpevoli per fare una partita così, non mi è piaciuta.